La polizia di Bologna ha arrestato un albanese trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina dal valore di 100.000 euro e a Reggio Emilia smantellate organizzazioni dedite al controllo dello spaccio di droga. Giulia Bondi. È l'11 giugno 2019 quando la telecamera installata davanti a questa casa, poco distante dal casello autostradale di Modena Nord, registra uno scambio. Gli agenti della mobile di Reggio Emilia intervengono dopo pochi minuti. Sull'auto trovano mazzette di contanti nella casa. Qui l'arresto del custode, ripreso dalla stessa telecamera, c'è la cocaina appena consegnata. Un passaggio cruciale per l'indagine che questa mattina ha portato all'arresto di 18 persone, molte delle quali finora incensurate, e altre 11 sono ancora latitanti. Era una associazione in grado di acquistare 6-7 kg di cocaina settimanalmente. Siamo risaliti quindi ai fornitori di questi ingenti quantitativi di cocaina, individuando due presunte associazioni di matrice albanese. Coordinati dalla Procura di Reggio Emilia insieme alla DDA di Bologna, gli investigatori sono riusciti a risalire a tre presunte organizzazioni di trafficanti, due di matrice albanese e la terza marocchina, in grado di riversare nel modenese e nel reggiano 6 o 7 chili di cocaina ogni settimana che arrivava dall'Olanda su auto dotate di doppi fondi segreti. Un lavoro che è iniziato nel 2017, che è scaturito con la disarticolazione di tre presunte associazioni dedite allo spaccio di stupefacenti. All'estero la testa delle organizzazioni, mentre Corrieri e Medi Livelli sono stati arrestati tra Reggio Emilia, Modena, Parma e Forlì, ma anche in Piemonte, Lombardia e Toscana, in un'operazione che ha visto sul campo quasi 100 agenti di diverse questure.